omicidio, le violenze, gli omicidi, le violenze sono cose quotidiane, mica solo in Italia, noi qua siamo l'Occidente, immaginiamoci cosa succede nel terzo mondo, quindi c'è proprio un odio di genere proprio. L'odio di genere proprio molto facilissimo, alcuni uomini, abbiamo tanti barboni che sono diventati barboni perché hanno dovuto pagare gli assegni alla moglie. C'è l'odio di genere, si respira l'odio di genere. E poi ci sono pure gli innamoramenti, no? Ci sono gli innamoramenti, gente che si innamora. Gente che si innamora, poi non è corrisposta e soffre. Oppure si viene corrisposti, però dopo un po' di tempo non si sa perché l'amore finisce. E uno dei due dice, ma tutto finito, l'altro ci resta male. Allora, se partiamo da questo quadro, no? Un omicidio, buttare la benzina, no? Addosso alla donna che ti lascia, la benzina, poi accende il fuoco, c'è solo anche ieri, mi pare, c'è di continuazione, c'è di questa, si dice, ma perché accadono queste cose? Come mai? Perché sarà sempre stato così, anche sull'amore, no? L'amore fa soffrire tantissimo, bello l'amore, certo, ma poi fa pure soffrire, Abbiamo tutte le tragedie sull'amore, e tutte le sofferenze d'amore, ma l'umanità è sempre stata così. Io sono partito da queste domande, ma è sempre stato così, non è possibile, è sempre stato così. Allora, studiando, no? Studiando la documentazione, si torna indietro, non è che si torna all'età dell'oro, non è un'utopia rivolta al passato, no, si torna indietro e si vede che l'umanità non è sempre stata così, cioè l'umanità e l'umanità per millenni, non è vissuta in quello che noi chiamiamo il patriarcato, noi viviamo il patriarcato, tutto il mondo vive in patriarcato, tutto quanto, patriarcato, pater, familias. Che invece avevamo invece no, il matriarcato, dice ma tutto ciò è documentato, c'è una documentazione sterminata, guarda che poi se voi siete anche curiosi, io vi lascio una indicazione precisa di un libro meraviglioso, che è un po' importante, pensate che è il libro di un grande gesuita francese, Jacques storia della paternità, c'è solo in Italia, cioè, anche se lui è un giornalista francese, ha scritto in Francia, però io faccio delle ricerche e non c'è in Francia questo libro, l'abbiamo solo in Italia, il libro è storia della paternità, adesso vediamo perché arriviamo alla storia della paternità, Un giudice l'ha scritto, quindi era persona di sotto del mio sospetto, E in Italia l'ha pubblicato una piccola casa editrice di Milano, tranquilla, però Feltrinelli che se ne intende, poi ha comprato il libro. E adesso lo si trova da Feltrinelli. Jacques Dupuis, storia della paternità. Ripeto, la scritta di lui, storia della paternità. Prima appare in Italia da Tranchita, che è un editore di Milano, nel 1990, e adesso c'è un nuovo Feltrinelli. Ha fatto un grande acquisto. E che storia? Cosa c'entra la storia della paternità? Andiamo al matriarcato, prima c'era il matriarcato. Perché non c'è sempre stata la paternità? Cioè,
il pattern non c'è sempre stato. All'inizio, vicini di migliaia di anni, c'era la madre, non c'era il padre, ma poi c'erano pure tutti dei vicini, degli antropologi, grandi antropologi, Margaret Mead, americana, colonna, al nostro polacco, erano dentro loro che sono andati in tutto il mondo, nel 1910, 1920, 1930, e hanno visto che lì non c'era il papà, non c'era, c'era solo la mamma, e parliamo di cose che si sanno, si tratta di 80 anni fa, quindi non c'era neanche il complesso di Edipo. Sigmund Freud ha parlato del complesso di Edipo come una cosa universale, no? E quindi qui Sigmund Freud viveva, c'era ancora delle popolazioni che non conoscevano il complesso di Edipo, perché non c'era la figura del papà. Allora, cos'è questa faccenda qua, patriarcato, patriarcato? Perché per tantissimo tempo l'umanità, quando appare la coscienza, si formano le società umane, la donna che viene venerata, perché si ritiene che solo la donna faccia i bambini. Cioè, non era stata scoperta la funzione dello sperma. Ma com'è che non si è stata scoperta la funzione dello sperma? Ma perché il rapporto sessuale e la nascita dei bambini c'è un lungo periodo di 9 mesi. 9 mesi sono tanti, eh? Se pensiamo che, per esempio, il nostro calendario, il calendario solare, è solare, ma solo l'altro ieri, ma sino all'altro ieri avevamo il calendario lunare, ancora con Giulio Cesare. Quando è morto? È stato ucciso alle idi di marzo, ma le idi di marzo indicano un periodo lunare, poi con Giulio Cesare che si avvia a passare dal calendario lunare al calendario solare, quindi l'umanità è passata dalla Luna al Sole molto recentemente, e sapete la Luna è rosso, no? Quindi ci vedremo tra 2 luni, no? Tra 3 luni. E quindi tra l'atto sessuale e la nascita dei bambini c'è un lungo periodo di 9 mesi, e c'è voluto del tempo a riconoscere il rapporto di causa ed effetto tra i due eventi. Si dice, ma com'è che hanno impiegato così tanto a capirlo? Perché sono passati millenni, scelti qui la comunicazione sterminata, ci dice che la scoperta della funzione dello sperma arriva verso il 4000 avanti Cristo, e poi c'è un lungo periodo di passaggio dal matriarcato al patriarcato, e il patriarcato diventa definitivo con 10 comandamenti di Mosè, perché 10 comandamenti, chi ci crede è andato in Dio, chi ci crede, per chi non ci crede sono una creazione umana, però lì si vede chiaro tutto, anche nei 10 comandamenti c'è scritto il 6° comandamento: non rubare. Al 9° e al 10° comandamento: non desiderare la roba d'altri, non desiderare la donna d'altri. Perché dico questo? Perché in patriarcato non c'era il concetto della proprietà privata, non esisteva il concetto della proprietà privata. Si possono leggere tante opere, c'è l'opera classica di Engels, il compagno di Karl Marx, l'opera di Engels, l'origine della famiglia, della proprietà privata, dello Stato, dove sentite chiaramente queste cose. Non c'era proprietà privata in patriarcato, e in matriarcato perché non c'era proprietà privata? Perché non conoscendosi la funzione dello sperma, uomo e donna non dovevano litigare su chi è più importante di fare il bambino. Il bambino diceva la donna, appunto, basta. Tanto è vero che noi parliamo di quel periodo pre-patriarcale, periodo matriarcale, e troviamo soltanto le statuette delle donne. Troviamo le statuette che hanno un grande addome, un grande seno, no?
anche stabilimenti di torno non ci sono quasi stabilimenti nuovi. Mi piace solo vedere che la donna era liberata, c'erano solo le idee che c'erano, quando è interessante notare che poi nel periodo di passaggio dal mercato al mercato vediamo che ci sono un paio dei maschi, ci sono alcune delle femmine, per esempio nella Grecia antica, quella che conosciamo noi, no? Da Omero, sia dei maschili, ma c'è ancora le tre, ci sono gli ordini sacerdotali femminili ancora, in Grecia antica e Roma antica, ci sono ancora gli ordini sacerdotali femminili, poi spariscono definitivamente quando il patriarcato trionfa con il cristianesimo e con l'Islam. Vuol dire che la Chiesa cattolica è una gerarchia maschile, tutti maschi, Papa, cardinali, vescovi, preti, poi tutti non si sposano, no? Allora, torniamo alla questione della scoperta della funzione dello sperma. Diciamo, ma com'è che l'umanità ha impiegato tutto questo tempo? Che l'umanità arriva molto tardi a scoprire la funzione europea, cioè arriva quasi 4.000 avanti Cristo. E allora lì cominciano i problemi, perché gli uomini dicono sì, va bene, ok, allora le donne non fanno i bambini da sole, le donne per fare i bambini hanno bisogno del nostro sperma. Si tengono presente che il patriarcato, i rapporti sessuali erano promiscui, ma non nel senso della parola promiscuità, del significato che diamo noi oggi alla parola promiscuità. Oggi la parola promiscuità ha una connotazione negativa. No, erano promiscui nel senso che, siccome non si conosceva, facendo rapporti sessuali, facevano i bambini, i rapporti sessuali erano armoniosi, erano finalizzati solo al piacere, non a fare i bambini. I bambini, le donne ce l'avevano da sole, così come ce l'avevano da sole il mestolo, no? Le mestruazioni. E così avevano i bambini da sole. Allora non c'era un rapporto tra i due generi condizionato dalla competizione e neanche condizionato dalla preoccupazione. Il rapporto sessuale era fine a se stesso, invece adesso il rapporto sessuale è un mezzo per fare i bambini. Dice, vabbè, ci sono le cose che si chiamano gli anticoncezionali, c'è la pillola anticoncettiva, vabbè, però vuol dire, noi lo sappiamo, il rapporto sessuale è finita per fare i bambini, cioè lo sappiamo già, anche se facciamo in maniera di non fanno i bambini, però lo sappiamo, e già questo ci mette nelle condizioni di pensare che, dato che il rapporto sessuale non è più fine a se stesso, i bambini nascono in infinità, vedete che nascono, siamo 7 miliardi, quindi nasce la competizione, perché gli uomini vogliono sapere, sì, vabbè, o la donna, i rapporti erano promiscui, secoli per il potere patriarcato, non è che si è passati dal matriarcato al patriarcato dall'oggi al domani, è stata una lunga guerra tra i due generi, e lo vediamo ancora nel mondo greco-romano, c'erano gli ordini
sacerdotali femminili, c'erano divinità femminili, c'era un compromesso ancora, poi si ribalta tutto con il cristianesimo e con l'Islam. L'unica eccezione è il mondo ebraico, perché il mondo ebraico è il patriarcato lo ha creato prima, il vero e proprio patriarcato. Gli ebrei lo hanno creato molto prima del cristianesimo, dell'Islam, il vero patriarcato, lo troviamo nei 10 comandamenti. Poi i 10 comandamenti valevano solo per il popolo ebraico, gli altri popoli erano tutti popoli idolatri, neanche sapevano gli altri popoli che esistevano i 10 comandamenti. Ma i 10 comandamenti è scritto bello chiaro, non rubare, non desiderare la roba d'altri e non desiderare la donna d'altri, bello chiaro. Quindi in un certo senso il patriarcato lo creano, lo legittimano sul piano divino, perché il patriarcato nasce con la scoperta della funzione dello sperma, ma che è ancora un patriarcato debole. Il vero e proprio patriarcato nasce con i 10 comandamenti di Mosè, poi c'è tutta la storia dei 10 comandamenti Mosè avrebbe portato via dall'Egitto, quando gli ebrei sono usciti dall'Egitto, e quindi dopo la morte di faraone Amenofi IV, Akhenaton, che aveva creato il primo monoteismo, il monoteismo nasce in Egitto tra il 1400 e il 1350 a.C., però dura pochissimo. Quando muore l'imperatore, il faraone Amenofi IV, tutti i sacerdoti di tutti i dei e le dei che c'erano prima e che erano stati spodestati, fanno una ribellione e cancellano tutto. Mosè scappa via assieme agli ebrei, si porta via quello che aveva creato il faraone. Queste cose non è che me le sto inventando io, che sia chiaro, queste cose le ha scritte belle, chiare, lo stesso ebreo si confronta nella sua ultima opera, che è anche forse una delle sue opere migliori. L'uomo Mosè è la nascita del monoteismo. Ha detto che Aristotele si confronta nella sua lui, perché Mosè non è un ebreo, Mosè era un egizio, un divinitario egizio, forse un figlio del faraone morto, di Amenofi IV, di Akhenaton. Quindi il vero patriarcato viene legittimato sul piano divino nel mondo ebraico con i 10 comandamenti che per gli ebrei si dice sono stati dati da Yahweh sul monte Sinai. Quindi i 10 comandamenti sono di derivazione divina. E i 10 comandamenti c'è scritto non rubare, riguarda la proprietà privata, non rubare, non desiderare la roba ad altri, adesso parliamo della roba ad altri, poi non desiderare la donna ad altri. Allora, come nasce questa faccenda della roba ad altri e la donna ad altri? E torniamo sempre a quando c'è la scoperta della donna dello sperma. Perché gli uomini ci dicono, va bene, le donne fanno i bambini con il nostro sperma. Sì, ma siccome si viveva in stato di promiscuità, poi io mi dico, quella donna lì ha fatto un bambino, ha fatto, sì, ma con lo sperma di chi l'ha fatto? Con lo sperma di chi? Perché ognuno vuol sapere, no? Perché la madre è sempre certa, no? Ma sì, ma chi è il papà? Cioè, con quale sperma è stato generato quel bambino lì? Se poi è il problema. Allora, sempre passare sulle generazioni, allora nasce la cosiddetta famiglia monogamica patriarcale, che in pratica è un modo di mettere in prigione la donna, che viene imprigionata, ma non per la cattiveria degli uomini, e non avendo allora gli uomini a disposizione l'accertamento genetico della paternità, dovevano trovare un sistema per stabilire quella donna lì aveva fatto un bambino col mio sperma. Come si fa? Perché sennò è inutile fare la scoperta, perché se è stata scoperta la funzione dello sperma, se poi un uomo non sa
lui è il bambino. Quindi nasce la famiglia monogamica patriarcale, piano piano, lentamente, non è dall'oggi al domani, eh. E, però va imprigionata la donna. E va imprigionata come? Va imprigionata in maniera che, noi adesso viviamo nel mondo occidentale, magari si fa fatica, no, a capire queste cose, però basta andare nelle aree tribali, siamo ancora così, siamo lì. Allora, la bambina deve essere affidata a mamma e papà, la bambina. Mamma e papà devono controllare che resti vicino. Qua, tra parentesi, sapete che viviamo, noi, il cristianesimo cattolico c'è culto della Beata Vergine Maria, lo sapete, no? Beata Vergine Maria, che è rimasta vergine purtroppo per il cattolico, quindi c'è culto della virginità. Se uno ci ripone sopra questi problemi qua, come la Beata Vergine Maria, è un inno alla virginità. Quindi i genitori devono controllare che resti vergine la loro bambina, se no sul mercato matrimoniale non trova marito, fa fatica a trovare marito. Poi una volta che si sposa, la signorina, una volta che si sposa, si deve vestire, si deve coprire. Se voi leggete i poemi omerici, i sceneggiati sui poemi omerici, vedete che c'erano le donne greche, le donne della Micenia, che erano tutte velate, Telemaco, il ragazzino di 15-16 anni, dice a sua madre: vai a tessere, che non sono cose da donna. Insomma, c'erano tutti i piccoli, no? tutti velate. E poi bisogna impedire che la donna vada con altri uomini, c'era la lapidazione, c'è pure oggi, però abbiamo l'episodio evangelico della lapidazione, no? Ma come il Vangelo? Non c'era l'Islam, ma ai tempi del Vangelo non c'era ancora l'Islam, c'era la lapidazione, ma come? E Gesù dice no. Però gli dice la donna: beh, ora vai a non peccare più. Poi, quindi, deve essere imprigionata la donna. Ripeto, non giudichiamo le cose dal mondo di oggi, però questa è la storia, capito? Questa è la storia, questa qua. Deve essere imprigionata e poi deve cercare di non tradire il marito, se c'era la lapidazione. Era la situazione, insomma, c'è pure oggi, sono le frustate, certe zone tribali di seguito, e c'era i Vangeli, che è il famoso episodio della adultera che doveva essere lapidata. I Vangeli sono fatti in un mondo ebraico, cioè non era ancora nato l'Islam, quindi sono cose che riguardano il patriarcato indipendentemente dall'Islam. Anche i veli sono una questione patriarcale, non è che ne ha portato un aumento di veli, un aumento le ha trovate queste cose. Poi per esempio c'è una cosa molto interessante, per esempio, c'è la infibulazione, la cucitura delle labbra vaginali, la cucitura che è una mutilazione genitale reversibile. Però c'è una cosa ancora peggiore, che è la clitoridectomia. Perché gli uomini avevano scoperto, da questo punto di vista hanno fatto dei passi avanti, avevano scoperto, scusatemi se tocco questi argomenti, va bene, mi piace toccare questi argomenti, e avevano scoperto che le donne potevano hanno scoperto che le donne godono con la clitoride. Allora, non mi sono detto io, ma noi cosa ce l'abbiamo a fare il nostro coso? Se le donne godono con la clitoride, possono godere anche da soli, tra di loro. Allora, mi fai detto me. Guardate che c'è stato pure un incidente, voi potete fare delle ricerche, anche in Occidente ce l'abbiamo avuto, la clitoridectomia, sino a molto tempo fa,
eccetto che oggi nel mondo islamico la fisiotomia. E poi quando la clitorettomia non si è fatta più, è arrivato Sigmund Freud a fare la clitorettomia di tipo ideologico, intellettuale, perché ha detto che l'orgasmo femminile è di natura vaginale, è in profondità, non è il clitorideo. L'orgasmo clitorideo dice delle donne immature, non poco invece sono arrivate tutte le nuove correnti sessuologiche che ci dicono no, l'orgasmo femminile chiude, però tu devo chiedere ma perché in patriarcato si fa la clitoridectomia? Sì, ma poi non se l'è posto questo problema, uno non lo sapeva, ma perché in patriarcato si fa la clitoridectomia? Per quale motivo? Ecco, e allora abbiamo questo processo di sottomissione della donna, ma ripeto, non per cattiveria, è un processo di sottomissione della donna perché gli uomini vogliono l'accertamento della paternità. E l'accertamento della paternità, ecco perché abbiamo citato prima quel testo di Aquas Tucuis, Storia della paternità, tranquillo editore che adesso Feltrinelli, per questo motivo, perché è un testo al di sopra di un sospetto, l'ha scritto un gesuita, bianco, e quindi arriviamo al nocciolo della questione. Avevo esordito parlando della guerra, no? dei generi, la guerra dei generi che c'è pure oggi, anche nel nostro occidente avanzato c'è la guerra dei generi. Ma torniamo alla proprietà privata, come nasce la proprietà privata? Dopo ritorniamo alla guerra dei generi. Allora, sesto comandamento, non rubare, non desiderare la roba d'altri, dicevo non desiderare la roba d'altri. E perché una classificazione precisa tra il tuo e il mio nasce proprio, se tengo presente che Tacito, se tengo presente che Tacito, no? Lo storico romano Tacito che vive nel primo secolo dopo Cristo, parla dei Germani e dice che invece tra i Germani non c'è la proprietà privata, andate a fare una verifica, Tacito ci informa. Tra i Germani non c'era proprietà privata, ma forse mi pare che ha qualcosa in mente, l'abbia scritto pure Caio Giulio Cesare, il suo del Bello Gallico, mi pare. Comunque Tacito l'ha scritto chiarissimamente, quindi vedete che è arrivata tardi, tanti popoli, è arrivato tardi il concetto di proprietà privata. E il concetto di proprietà privata. Quindi la proprietà privata, diciamo così, l'idea della proprietà privata nasce proprio quando si tratta di stabilire di chi è il bambino, di chi è il bambino. Di chi è il bambino? Il bambino si sa che di mamma e di papà, però è più di mamma o di papà? L'assurdo è che benché la mamma per fare il bambino impieghi nove mesi e l'uomo ci metta un cucchiaino da caffè di sperma e basta, l'assurdo è che viene ribaltata la situazione, si dice che il bambino è più del papà che della mamma, tant'è vero che Aristotele e in questo pure San Tommaso diranno che la donna è un mero contenitore, è un vaso dentro il quale ci si mette quell'unicus, lo spermatozoo, lo dice Aristotele, e
lo ripete pure San Tommaso d'Aquino. Quindi c'è un rovesciamento della situazione. Questo ribaltamento è molto chiaro, per esempio, mi piace dire queste cose, poi la fede, ognuno ha la fede, ma questa è realtà. Vediamo poi che con cristianesimo e con l'islamismo la donna viene del tutto emarginata, non esiste più la donna. Prima che mi dimentichi, basta ricordare che in Italia le donne hanno votato il 2 giugno del 46. Le vostre nonne e le bisnonne non votavano, erano come delle schiave. Non c'è mica bisogno di andare tanto lontano, eh. 2 giugno del 47, in Turchia il diritto di voto le donne ce l'hanno avuto prima che in Italia, eh. E hanno votato. Allora, con il cristianesimo noi abbiamo la completa emarginazione delle donne. Beh, era già avvenuto questo nel mondo ebraico, il mondo ebraico era circoscritto a pochi milioni di individui, e il cristianesimo invece in qualche caso diciamo che si impone a tutto l'impero romano, perché tra Costantino e Teodosio il cristianesimo diventa la religione ufficiale dello Stato dell'impero romano, il diritto di Tessalonica, 380-390 d.C., l'unica religione è la religione cristiana. E che cosa vediamo? Che spariscono gli ordini sacerdotali femminili. C'erano ancora gli ordini sacerdotali femminili nel mondo politeistico greco, nel mondo politeistico pagano, c'erano le dee, c'era la dea Hera Junone, dea Diana Artemide, la dea Venere Afrodite, quindi sì, c'erano le dee, c'erano gli ordini sacerdotali femminili, che erano di pari grado con gli ordini sacerdotali maschili. Invece con il cristianesimo sparisce, la donna sparisce. La stessa Vergine Maria non è una dea, non ha lo status giuridico di una dea. Viene chiamata Beata Vergine, Santa Vergine, ma non Dea. Non è chiamata Dea, non è una Dea. Esiste un solo Dio, maschio, e questo la dice lunga. Però continua la celebrazione giusta della virginità, con la Beata Vergine Maria. E noi dimentichiamo sempre che esiste la Beata Vergine Maria e ci chiama perché? Ma perché esiste questa? Deve essere per forza vergine, è perché il patriarcato vuole che la donna sia vergine, che arrivi vergine nel matrimonio, anche per evitare che abbia conosciuto altri uomini, e quindi ci vuole, sia chiaro, mentre con il cristianesimo noi abbiamo la Beata Vergine Maria, però attenzione, col politeismo, c'era pure la celebrazione della virginità e c'era la Vergine, la Dea Artemide, la Dea Artemide, o Diana, che era la Dea della virginità. Quindi, tant'è vero che poi i principali concili religiosi, a parte quello, il concilio di Nicea, al quale partecipò pure l'imperatore Costantino, ma poi i principali concili sui quali si stabilì la virginità di Maria di Viseo, si tennero a Efeso, la casa minore, perché ad Efeso c'era il culto maggiore di quella che è stata partecipatrice della Vergine Maria, cioè la dea Artemide Oriana, il culto della virginità. Il cristianesimo ha insistito tanto sulla faccenda della virginità di Maria. Per quale motivo? Anche dando conto della logica, perché sono le regole del patriarcato. Poi, dopo l'ultimo problema, l'ultima questione, dopo magari facciamo uno scambio di volute tra noi, resta la questione del senso di colpa. Il senso di colpa. Ce ne ha parlato Nietzsche, ma anche Freud, Allora, il patriarcato non si
riteneva che la nascita dei bambini fosse un atto volontario. Questo è importante, eh? In maternità si crea che i bambini nascono soltanto necessariamente, come la donna ha le mestruazioni, così la donna faceva i bambini, ne faceva uno, due, tre, a seconda, così, così. Quindi non era l'atto volontario. I genitori non si sentivano responsabili, la mamma non si sentì, la donna non si può sentire responsabile del mestruo. Così non si sentivano responsabili, per esempio, delle sventure dei figli. Non c'era senso di colpa, né da parte delle donne, né tantomeno da parte degli uomini che pensavano di non partecipare alla generazione. Non c'erano i sensi di colpa. Però quando si scopre il rapporto di causa e effetto tra rapporti sessuali e nascita dei bambini, allora la generazione dei bambini diventa dato volontario. Per cui ci dobbiamo chiedere, ecco perché nei 10 comandamenti c'è il comandamento di onore al padre e alla madre. Ma perché ci deve essere il comandamento di onore al padre e alla madre? Perché i genitori si sentono colpa. Si sentono colpa perché i bambini li abbiano fatti volontariamente. Cioè lo sanno, quando due fanno l'amore, si accoppiano, lo sanno che poi di solito nasce un bambino, di solito. Lo sanno, è diventato volontario. Per cui le sofferenze dei bambini, i genitori si rendono conto che sono sofferenze che sono dovute al fatto che loro genitori li hanno messi in i bambini. Perché è vero che il grande Schopenhauer dirà, la sua famosa constatazione, dirà che quando mamma e papà mettono al mondo un bambino, staccano una cambiale che verrà pagata dal bambino durante la sua vita. Questa affermazione non è vera, questa qua. Però c'è il senso di colpa. Gesù è Gesù, chi è Gesù? L'agnello di Dio che toglie i peccati dal mondo. Come Gesù ha detto, dovuto morire in croce, come mai? C'è il senso di colpa. Sì, l'umanità patriarcale è afflitta dal senso di colpa, tanto è vero che c'è il comandamento onore al padre e alla madre. Onore al padre e alla madre, perché in matriarcato non ci poteva essere il parricidio. Parricidio, non c'era la parola, è però un patriarcato sono parricidi, figli che ammazzano papà, ci sono tardi, anche viceversa. Comunque, siccome la causa dei bambini sono gli adulti e non i bambini, perché sono gli adulti che mettono al mondo i bambini, allora ci vuole il comandamento e onore al padre e alla madre. Il cristianesimo poi ha trionfato nell'impero romano perché ha lenito, allievato, alleggerito, attutito il senso di colpa. Come ha fatto il cristianesimo? Ha vinto il cristianesimo. Ce n'erano tante di religioni, portate in mano che potevano vincere. C'era la religione di Iside, c'era la religione di Mitra, Sol Invictus, la religione di Dioniso, ma tante religioni, e perché ha vinto il cristianesimo? È proprio per il crocifisso. Perché cosa dice Gesù? Gesù è un figlio, no? Il figlio del Padre Eterno, no? È la terza persona, la santissima di Dio, no? Gesù in carne e ossa è figlio del Padre Eterno, no? Il Padre mio che sta nei cieli, no? Cosa dice Gesù nell'Orto degli Ulivi? Dice: Padre mio, se puoi, allontana da me questo calice, però sia fatta la tua volontà. È il figlio che accetta la volontà del Padre sino al martirio. Quindi l'umanità cristiana, europea, si sente tranquillizzata da una religione
nella quale religione il Dio figlio accetta la volontà del Dio padre sino al martirio. E questo si dice di Gesù, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, e quindi seguito. E così siamo arrivati alle conclusioni, alle ultime battute, va bene? E oggi ce la vediamo noi con i problemi della proprietà privata e con i problemi di genere. Però se noi analizziamo il processo storico, se noi cerchiamo di capire come si sono svolte le cose, non è che risolviamo il problema, però potremmo anche soffrire un po' di meno se conosciamo tutto il processo storico che vi ho qua brevemente sintetizzato. Ci soffre un po' di meno, non si torna più indietro, una volta fatta una volta creato il patriarcato non si torna più indietro, non si torna più indietro neanche dalla proprietà privata. Ci hanno provato in URSS ci hanno provato a fare la collettivizzazione, quindi produzione, da abolire la proprietà privata. Per esempio Hitler addirittura era andato più a fondo. Hitler ha detto: eliminiamo gli ebrei, che sono stati gli ebrei che hanno creato il patriarcato, gli 10 comandamenti. Però vedete che il nazismo è fallito, pure il comunismo è fallito, tutti questi tentativi di rovesciare il patriarcato sono falliti, perché non si torna più indietro. Una volta fatte certe scoperte, una volta fatta scoperta l'energia nucleare, la bomba non può diventare: no, torniamo indietro, no, non l'abbiamo scoperta, ormai è scoperta, ci dobbiamo convivere. E si tratta di conviverci nella maniera meno dolorosa possibile. Ecco, cari amici, io avrei concluso, va bene? Avrei concluso. Adesso, insomma, non è mica male, però, all'università dura 40 minuti. Quante ore abbiamo cominciato qua? 45 minuti. Sei un quarto. Allora, sono 45 minuti accademici, allora. Sì. Va bene. Tutto immortalato.